Buongiorno, oggi on the road, già da adesso. Oggi è il 21 di luglio e stiamo andando con gli Alterfaber a vivere un'esperienza, secondo me, che sarà senza ombra di dubbio bella, affascinante, costruttiva, e poi man mano ci metteremo altri aggettivi, perché stiamo andando a Gravina di Catania ad aprire il concerto di Francesco Baccini. Penso che sia una bella occasione per noi, comunque progetto possiamo dire emergente, confrontarci con la musica di quelli che conosciamo come big. Quindi il vlog di oggi ti racconterà questa giornata, che sarà comunque più lunga del solito, dove andremo al concerto di Francesco Baccini, che apriremo. I sottoscritti apriranno il concerto di Francesco Baccini, mica poco. Dai, godiamoci il vlog. Siamo con due autovetture e io sono con Alessandro in quella senza aria condizionata. Nel 2023, quasi, non abbiamo ancora l'aria condizionata. La cosa più bella che posso già da subito dire è che nonostante ci sia il sole e siamo accaldati dalla macchina, qua c'è un'arietta bella fresca, si sta bene. Insomma, siamo praticamente lì, c'è l'Etna, siamo ai piedi dell'Etna, e insomma qua è anche carino, è molto carino, è una scenografia naturale, potremmo dire, bello, sarà un bel concerto, sì? Sarà un bel concerto. La nostra apertura sarà bellissima, ovviamente. Abbiamo creato una canzone. Così, al bar, in un bar a Gravina. Buon Salvo parlava di una questione e ha trovato un modo molto originale per descrivere una serie di serate che stiamo facendo presso un locale vicino a casa nostra. E allora a me è venuto così il genio di... Cioè, noi non ce ne andremo da Catania, esatto, senza aver fatto il testo e accennato la melodia proprio con lo strumento. Eccolo, la chiamo dalla sua portantiera, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini... Allora, abbiamo finito il soundcheck e adesso dovrebbe farlo la Cina, e noi quindi ci rilassiamo prima di iniziare. Non le mantieni. Torni alla risbarra, guarda verso il mare, male, tutto per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, è vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, è un errore ho commesso. E per noi
un grande, grande piacere, un grande, grande onore essere qui con voi questa sera, soprattutto su questo palco. Davvero non ci sono parole che possono esprimere, questa nostra gratitudine. Grazie. Grazie. Mi avete messo in punizione stasera, c'ero io da una parte del palco e tutti voi dall'altra. In realtà è stato uno spostamento successivo. Io ho sentito che mi sono divertita, quindi Benissimo. Credo sia andata bene. Posso fare la stessa domanda a te? Posso chiederti qualche commento a caldo sulla serata appena trascorsa? È andata bene, secondo me è andata bene. È andata come ci aspettavamo, è stato bello essere... Insomma, voglio dire, non lo so se è giusto dire, ma è stato bello essere considerati parte di un qualcosa di più grande. Impressionato, proprio impressionato. Dici, che è stato? No, bravissimo. È rimasto, no, solamente pensavo che è rimasto dentro di me. È un sound etnico, ma siciliano. Sì. Quindi, nonostante ci sia un grande power, che normalmente ho sentito nelle note, nei ricordi, ma quello che mi è rimasto dentro non è lui, ma siete voi. Signore e signori, avete ascoltato gli Alter Faber!